siamo a fine anno, momento di bilancio di come va l'artigianato veneto. L'artigianato veneto ha delle luci e delle ombre, però siamo in un periodo di grande trasformazione. Chi ha capito che i periodi che stiamo vivendo sono di momenti storici che cambiano i paradigmi di misurazione rispetto a quello che è il mondo dell'economia, avrà un successo. Dobbiamo assolutamente essere innovativi e migliorare quella che è la produzione delle nostre aziende guardando anche alle moderne tecnologie. Abbiamo in cantiere una grande trasformazione anche come Confartigianato Imprese del Veneto, assieme alle altre sigle sindacali, e mi riferisco a quel grande contenitore che è Arsenale 2022, che è veramente un nuovo modo di fare da corpo intermedio e da mondo della rappresentanza delle imprese, coinvolgendo le associazioni categoriali più importanti e il mondo dei sindacati, il mondo della consulenza e il mondo dell'università e il mondo delle cooperative. Credo che questo mettersi assieme abbia il sapore di riuscire a trovare le soluzioni migliori per creare e studiare i nuovi scenari e dare ai nostri associati la linea conduttrice che deriva da un prevedere gli scenari economici futuri. Come abbiamo detto, siamo a fine anno, momento che ci si avvicina alle feste di Natale, che è un momento da passare sicuramente in famiglia e in serenità, per cui l'augurio di Confartigianato del Veneto è che sia veramente un momento di grande vicinanza alle famiglie, che molto spesso nella famiglia artigiana sono la stessa cosa dell'azienda, ma il momento del Natale è sempre un momento anche di riflessione spirituale. E l'augurio è anche quello di un 2017 prospero e ricco di soddisfazioni anche aziendali.